qua ho messo un po' di albi che ho nella libreria, le cose che preferisco in assoluto. E qui si può vedere un Calvin e Hobbes, le tavole domenicali di Waterson, e meravigliose. E, la terra dei figli di Gipi. Questo albo francese di qualche anno fa di Etienne, ha dei colori magnifici, sembra di vedere un vecchio cartoon Disney, ma su carta. Poi ho messo qua i vecchi libri della libreria, quelli che ho letto da piccolo, che mi hanno influenzato in assoluto di più, perché sono diventato un estimatore di Karl Barks e di Freud Gottfredson, e sono diventati sicuramente il mio riferimento principale, e soprattutto come narrazione, come semplicità. Ci sono degli autori ora in Italia, sono meravigliosi. Appunto, ho citato Gipi, ma c'è anche Ortolani, ci sono disegnatori favolosi come Cavenago, come De Felici, come Sara Pichelli, Ilaria Falorzi, sono Rito, Simone Massoni. Ce ne sono veramente tanti di autori da tenere d'occhio, da vedere, da tenere accanto al tavolo da disegno per ispirarsi. Love è una serie che abbiamo inventato io e Frederick. Frederick è lo sceneggiatore con cui lavoro da tanti anni. Si parlò qui a Viareggio di fare una serie muta per essere un pochino diversi da tutto quello che c'era già sul mercato, perché fumetti muti ce n'erano già, però volevo fare una cosa che non si leggesse velocemente. E feci delle prove, feci uno schizzo veloce della copertina, una tigre che saltava sulla preda. Una cosa molto, molto feroce, molto, molto ferina, ecco. E lui disse: chiamiamola Love. Alla fine il titolo è diventato anche poi la vera ragione la guida, ecco, della serie, nel senso che nella serie si parla di animali, del loro rapporto con la vita e la morte. Volevamo essere lontani proprio da ogni tipo di antropizzazione, diciamo, del fumetto, ecco, della scena. E abbiamo disegnato solo animali, abbiamo fatto il primo numero la tigre, il secondo numero la volpe, poi il leone e infine i dinosauri. Sono quattro albi che hanno avuto un bel successo, per fortuna, e sono stati pubblicati in parecchi paesi nel mondo. È stato premiato a Lucca Comics la Tigre nel 2011 come il premio speciale della giuria, e ha avuto dei riconoscimenti, mi ha portato un po' di soddisfazione, insomma. Con Brémaud collaboro da qualche anno, già una decina d'anni. Abbiamo fatto diversi albi insieme, lui ha la sceneggiatura, io ho i disegni e i colori. In Francia, a differenza dei lavori che di solito ho fatto per l'Italia, per gli editori italiani, ho sempre fatto anche la colorazione, perché il prodotto va portato completo con i testi. E tutto. Abbiamo fatto Ricerca de Lyon, abbiamo fatto Rocambole, abbiamo fatto i tennisti, abbiamo fatto un po' di albi. Poi siamo arrivati alla serie di Love, e poi infine abbiamo fatto questo qua che è Les Petites Histoires, che è una serie un po' più per bambini. Parla sempre di animali, come vedete, tutto a colori, fa tutto digitale. Questa è una collana che sta pubblicata anche in Italia da Renoir. Quando iniziamo un nuovo progetto ne parliamo insieme.
tiriamo fuori l'idea insieme, io faccio uno schizzo preliminare su quello che lui mi ha raccontato, che ci siamo detti, lui magari da quella cosa lì mi viene in mente un'altra idea e ne parliamo e costruiamo in questo modo il progetto. Alla fine quello che esce fuori è un prodotto che è fatto a metà. Succede spesso che io infatti cambio, quando lui mi manda la sceneggiatura io cambio una vignetta, scelgo un'inquadratura diversa da quella che mi aveva indicato lui, oppure la tolgo, oppure magari propongo di fare un'immagine sola, unica, grande, quando è necessario. Insomma, la narrazione la gestiamo insieme. Questo modo di lavorare è molto gratificante. In questo momento stiamo lavorando a Brandy, che è un dittico, cioè sono due libri che saranno pubblicati quest'altro anno da Glénat. La storia è, l'incipit è molto semplice, è una ragazzina che non si ricorda niente, non ha memoria di sé, che si ricorda soltanto di essere fuggita da un grande incendio, scavalcando un muro misterioso in una foresta. E questo è l'incipit, quindi una ragazzina persa, e Brandiglie che significa ramoscello in francese. La storia si dipanerà fra avventure e disavventure che vivrà lei e chi l'accompagna, che sarà un animale un po' misterioso, un lupo un po', vediamo se lo trovo qua, un lupo un po' bizzarro, ecco qua. E praticamente la storia diventerà diventa sempre più drammatica. Sarà una storia con diversi livelli di lettura, spero che piacerà ai ragazzi, ai bambini anche, perché poi alla fine è una favola. Però che possa piacere anche agli adulti. È un progetto che deriva da diversi progetti che negli anni abbiamo cercato di mettere insieme, più o meno commerciali, di proporre ai vari editori, che però poi alla fine non hanno mai avuto una luce. Nei miei lavori il colore lo curo da solo. Mi sono inventato un metodo di colorazione che praticamente parte dal disegno, appunto ombre, luci, ma tutto in bianco e nero, in monocromatico quantomeno. Una volta fatto in bianco e nero tutto, vado poi a mettere il colore vero e proprio. E già anche addirittura gli effetti di luce metto. Poi naturalmente vado ad aggiungere e tutto. Però il colore, il gusto per il colore me lo sono un po' allenato da solo. Ecco, in tanti anni mi sono scelto dei colori che mi piacciono di più e alla fine uso sempre quelli. Quando ero piccolo avevo un baule pieno di fumetti in casa, e erano vecchi Topolini soprattutto degli anni 60, che io leggevo continuamente e copiavo i disegni e
copiavo i personaggi e disegnavo ovunque. Avevo, come trovavo un foglio di carta, lo riempivo con degli schizzi. Ho fatto liceo artistico e ho fatto l'Accademia delle Arti. E all'Accademia delle Arti, appunto, ho scoperto che c'era una persona che stava in biblioteca, stava facendo un book da spedire a Milano, all'Accademia Disney. E io non sapevo neanche dell'esistenza. Quando lo raccontai a mia moglie, che all'epoca era la mia fidanzata, mi costrinse fisicamente a spedire questo book, anch'io l'ho spedito, quindi anzi l'ha spedito lei fisicamente, perché io proprio non ci credevo, per me era una cosa talmente lontana dalla realtà quella di poter diventare davvero un fumettista, che veramente se non fosse stato per la sua determinazione anche oggi probabilmente, boh, non so, farei bagnino, non so, farei qualcosa a Viareggio. Da piccolo ho visto molti film, mio padre mi faceva vedere spesso i film di Hitchcock, di Chaplin, le comiche di Staglioli, Via col vento, i grandi classici, i musical, Billy Wilder, i grandi registi famosi americani che comunque hanno fatto la storia del cinema. Io questa chiarezza di esposizione cerco sempre di metterla nei miei fumetti. E penso a Frank Capra che con i suoi film per me sono bellissimi, anche perché poi, come io amo molto anche nei miei fumetti di mettere sempre qualcosa di positivo, cerco sempre di metterci qualcosa di comico, un po' di ironia. Rockwell aveva questa umanità buffa, un po' leggermente caricaturale ma molto realistica, che te vedevi queste persone, vedi queste persone nei suoi quadri, che vedi che sono migliori di come sarebbero nella realtà, però sono vere. E lo stesso io lo ricollego poi a Barks che con i suoi paperi che li faceva muovere in un mondo reale, no? Insomma, io credo che siano queste le basi su cui fondo un po' il mio immaginario e quello che voglio e spero di fare, insomma, poi per il resto della vita. Enrico. Ciao, tutto bene? Bene? Sì, siedo, sì. Ci facciamo quattro chiacchiere. Oh, yeah. Lui è Sylvain, è un mio collaboratore preziosissimo, perché si occupa di vendere i miei originali. Ma te ce l'hai una storietta nel cassetto, tutta tua, cioè proprio da autore completo, no? Ma io, guarda, io già ci vedo. Sì, ma non avrei bisogno di a parte un po' più di esperienza, qualcosa di bello da raccontare, sai, la mia. Ci sono altri più bravi di me che fanno queste cose, quindi io per ora almeno non. Però una storia l'ho già fatta. 8 tavole, mi sono divertito a farla per Comics and Science. Per il CNR. Il CNR, sì, la storiellina su internet. L'anno scorso era. Per Luca è uscita l'anno scorso. Ah no, è stato divertente. Effettivamente lavorare, scrivere, disegnare è molto divertente, è tutta un'altra soddisfazione. Hai capito. Dunque comunque è tutta una cosa che potrebbe maturare un futuro, chi lo potrebbe sa? Portare a, chi lo sa? Speriamo. A fare l'autore. Tanto in pensione mica ci vado, no? No. Quindi, no. Quindi dovrò continuare a inventarmi qualcosa. Mi piace che nel mio lavoro si continui a vedere, anche quando è finito, una freschezza, insomma, lo schizzo, la costruzione. Questa cosa in tradizionale è facile, basta usare delle matite molto grasse e poi, insomma, lavorare con quelle, una carta un po' ruvida. E sul digitale questa cosa qua cerco di ottenerla grazie alla possibilità di creare pennelli ad hoc. Io mi sono fatto dei pennelli abbastanza freschi, abbastanza ruvidi,
Lavorandoci un po', trovando appunto delle soluzioni, sono riuscito comunque anche a fare dei disegni che sembrano realmente a matita. Per esempio, i dinosauri, è tutto totalmente digitale, quindi volendo si può fare in digitale veramente con un po' di attenzione, naturalmente, con molta attenzione. Si riesce a simulare molto bene la pittura, e la pittura a olio, la pittura tempera, e disegna a matita il carboncino. Certo, il fattore dell'errore umano, dell'errore della carta, ecco, della sbaffatura, queste cose qui vanno ricreate in digitale. Alla fine, digitale, tradizionale, cerco di usarle tutte e due al meglio, poi lo diranno i lettori se ci riesco.